Oggi pescheremo con una barchetta radiocomandata. Anzi, questa barchetta ci aiuterà a portare l'esca più lontano possibile e poi la rilascerà così. Il filetto fatto da un'esca così grande sarebbe impossibile da lanciare alla distanza giusta, ma con la nostra barchetta ci riusciremo. Anche se oggi le condizioni non sono quelle perfette. Infatti c'è un po' di onda, ma lei ce la farà, speriamo. Quando preparo il filetto di cefalo mi porto sempre un tagliere a mare ed un coltello ben affilato. A questo punto ricavo il filetto da uno dei due lati del cefalo, visto che questo è grande e lo posso fare senza problemi. Non butto nulla perché anche parte della testa la utilizzerò per pasturare lì dove vado a lanciare il filetto. E nonostante il cefalo sia mezzo congelato, la prima vespa non tarda ad arrivare. A questo punto non resta che inserire gli ami all'interno del filetto e avvolgere tutto con il filo elastico fino ad ottenere un salsicciotto che sia compatto. La cosa più importante è che gli ami risultino con la punta di fuori, perché quando il serra ingoia devono comunque far presa nella bocca del pesce. Mentre fate questo, se lasciate gli scarti da una parte, le vespe non dovrebbero infastidirvi troppo. Il sole sta calando ed è quasi arrivato il momento giusto di mandare la nostra barchetta in acqua. L'esca è pronta, speriamo che esca grossa voglia dire pesce grosso, ma non è sempre così. Come vedete, come al solito, 20-30 cm di cavetto d'acciaio, due ami enormi, 5-0, finale del 45, lungo circa un metro e piombo scorrevole, così quando il serra mangia tirerà direttamente sulla canna. E a questo punto comincia il gioco con la barchetta. Inserisco l'esca in uno dei due sportellini laterali e nell'altro metto la testa e i rimasugli del pesce per fare un po' di pastura. Accendiamo i motori? Cerchio aperto. In automatico. In realtà ho già salvato delle posizioni GPS verso le quali la barca andrà in automatico. Però la mandiamo a un paio di 100 metri, bella lontana, e poi lasciamo l'esca. Sto provando a mandare la barca a circa 150 metri dalla costa. Il filo si svolge velocemente, nonostante il mare non sia affatto calmo, e una volta raggiunto il punto desiderato, scarico l'esca. La barchetta poi ritorna da sola verso di me, e non resta che portarla a bordo. Il suo lavoro l'ha fatto, non è affondata e mi sono fidato anche a metterci sopra una GoPro. Ora ho notato, perché la sto imparando piano piano, che quando giro, vedete, ci dà l'indicazione se sta girando a destra o a sinistra. E ovviamente posso cambiare luci, però destra e sinistra sono sempre le stesse indicazioni, blu e verde. C'è la posizione GPS, se ce la perdiamo ritorna da solo. Insomma, una figata. Certo, non è proprio costruita per il mare, però ha tutte vie di acciaio inossidabile e finora ha funzionato bene. Una volta capito come funziona, mando velocemente la barchetta per la seconda volta, in modo da poter pescare con due canne. E ora non resta che aspettare. Allora, avevo preso questo coltello della Mustad, che è fighissimo per sfilettare. Peccato che in America lo usano per sfilettare i pesci così. Io è un pochino spesso per sfilettare i cefali piccoli. Diciamo, non è proprio ideale, però per gli squali tigre va benissimo, nel momento in cui ne prendete uno. Che era? Un falso allarme, la mangiata del serra è inequivocabile. Non ci credo, ragazzi, ormai è praticamente buio e due turisti sono riusciti a parcheggiare la macchina davanti a noi e si stanno facendo il bagno davanti alle nostre canne. E la cosa bella è che ci saranno 20 km di spiaggia dove non c'è nessuno. Ma perché? Perché? Comunque, oh, alle brutte io lo pesco, lo peso e sarà il nuovo record, 80 kg di Cristiano, eh. Cioè, va bene tutto comunque. Scusami, ma non c'è nulla che segnali quando mangia? Diciamo che mi sono dimenticato a casa qualsiasi fonte di segnalazione. Quindi guarderò le canne finché non ti introspetto. Bene. Avete visto? Anch'io sono un fenomeno. Ho trovato una soluzione molto più intelligente di stare a fissare le canne, che già mi stava venendo il torcicollo. E quindi ho montato questo bellissimo faretto da ripresa proprio qui.
così un pochino illumina le canne. Però al momento non mangia nulla. Voglio andare a vedere se c'è qualche cefalo vivo, perché ho portato il rezzaglio, perché un'esca viva fa sempre la differenza. Quindi una la lasciamo col filetto, l'altra con l'esca viva. E così cerco di vedere qualche cefalo che si trova vicino riva, però purtroppo il mare mosso ha sporcato l'acqua e non è assolutamente facile vederli. Nelle serate estive di notte, con una buona luce è infatti possibile vedere i cefali che si trovano proprio sul pelo dell'acqua, vicino alla riva. Ma stavolta non riesco a vedere nulla e purtroppo mi allontano per un centinaio di metri. Matti! Matti! Amo! Che è? Vieni! Che è? Si è mossa! Ma perché non l'hai recuperata te? Ho capito, o riprendo o recupero. Questa? No, c'è niente. Però si era mossa. Sicura? Sì. Mi sta forando le corna, signorina, lo sa? Quello che è successo è che probabilmente un serra ha preso l'esca in bocca, ha sganciato il filo dall'elastico, ma tuttavia ha sentito un peso che non gli piaceva e non ha ingoiato l'esca. Questo l'ha messo in bocca, però... no. Non lo so, perché il piombo è anche molto morbido, Però voglio mettere un piombo un po' più pesante, perché secondo me questo non scorre bene. Probabilmente il piombo, non scorrendo bene sul filo, ha impedito che il serra potesse andare libero con l'esca in bocca e appena ha sentito il peso l'ha mollata. Questo non ci piace. Comunque, anche se l'ha morso, non ha grandi segni. Anche se il mare si è un po' calmato, questa volta ho avuto davvero paura a mandare la barchetta in acqua di notte, perché non mi sarei mica tuffato per andarla a prendere. Eppure ha fatto bene il suo lavoro. Che paura! Ma qual è la storia di questa fighissima barchetta? Mi ha contattato tempo fa un sito che vende questo tipo di barche e mi ha chiesto se volevo provarla. Io incuriosito ho risposto subito di sì, ma gli ho anche detto che probabilmente io non avrei mai pescato in acqua dolce. Loro mi hanno detto: ma usala anche in mare, perché tanto ha tutti i materiali, diciamo, d'acciaio inossidabile, quindi non ci sono problemi. Non usarla però con le onde. Io invece la sto usando con le onde e comunque si è comportata bene. È ovvio che non sono le sue condizioni ideali, e in effetti oggi ho un po' paura a mandarla lontano, soprattutto perché ho visto che quando arriva l'onda, con il piombo tutto da una parte, diciamo, anche se riesce a gestirlo, un pochino si imbarca, quindi ho paura di perderla, perché mi dispiacerebbe tantissimo. Però è ovvio che in acqua dolce o col mare calmissimo è proprio il suo ambiente, allora la si può mandare fino ai 500 metri dove l'antenna prende. Da provare, eh? Allora, io qui ci ho attaccato la GoPro, come vedete qui sotto ci sono le batterie. Ecco qua. Che vanno nel... queste si staccano, c'è un caricabatterie, le ricaricate e poi devono stare qui. Non si devono muovere da qui, perché sennò sbilanciano la barca, ok? Questo è un tappo ermetico. Come vedete ha quattro alloggiamenti dove possiamo mettere il piombo, la pastura, le nostre esche, insomma quello che ci vuole. Come vedete uno, questo lo spara proprio, boom, vedete c'è un sasso. Invece questi altri sono più delicati, si apre solamente lo sportellino. Da quello che ho capito, in realtà questo si dovrebbe utilizzare bilanciando la barca, quindi nel caso mettete un piombo di qua, magari di qua metteteci un sasso, anche se non volete metterci un piombo, in modo che la barca vada dritta e poi li sganciate contemporaneamente, perché in realtà è fatta per lanciare il piombo e la pastura, diciamo, in tutte queste. Qui magari ci mettete una pallina di pastura, aprite e quella va. Figata, eh? Sono passate più di 3 ore, ma i pesci serra hanno deciso di non abboccare più alle nostre esche. Intanto le pulci di mare hanno cominciato a saltarci addosso e l'umidità è diventata insostenibile. C'è un odore di pizza nell'aria incredibile, visto che oltre a essermi dimenticato gli Starlight, ci siamo anche dimenticati da mangiare. Sono le 10, i serra non mangiano, io la finisco qui. Tanto ci sarà tempo per provare la barca
in condizioni marine decisamente migliori. Però io aspetto nei vostri commenti qualche bella idea, perché le proverò tutte, ve lo giuro. Voi ditemi che tipo di chevesca si può provare, fare, e noi andremo a farla. Però ovviamente voglio aspettare il mare calmo, così la mandiamo a 500 metri, se mi bastano i metri nel filo. Se vi è piaciuto il video, un like, e noi ci vediamo alla prossima. Poi ci andiamo a mangiare la pizza, va, che è più buona. Ciao!